Parliamo di questo quadrangolare di calcetto che si terrà con partite sia di andata che di ritorno. Sì, sono in tutto 12 partite. Allora, come ti è nata questa idea, Sebastiano? L'idea nasce per unire i carabinieri, ma non solo i carabinieri, come potete vedere stasera anche le loro famiglie, fare in modo che i carabinieri si ritrovino a essere quelli di 20 anni fa, di quando io mi sono arruolato. E quando si faceva una manifestazione c'erano i bambini, le mogli e persino anche le suocere, mettiamoci questa a favore delle suocere. Le tanto amate suocere, anche loro. Amate, appunto. Quindi oggi l'idea nasce proprio per questo, per riunire un'altra volta i carabinieri non solo a fare il carabinieri alla contravenzione in mezzo alla strada, ma a proiettarsi nel sociale. Il sociale vuol dire stare in mezzo alla gente, tra la gente, con la gente, che è stato sempre il motto dell'arma dei carabinieri. Se mai ci fosse, diciamo, la necessità di dire che lo sport è aggregazione. Sì, no, appunto, è proprio questo, lo sport è aggregazione, ma noi lo vogliamo unire sport e aggregazione con i carabinieri, e i carabinieri aggregarli con la gente esterna. Quindi questo è un momento che, girando la telecamera, l'unico, ecco, diamo... Bambini che giocano. Ecco, abbiamo visto tantissime partecipazioni, quindi quattro squadre composte da 39 atleti. Ecco, questo, diciamo, è un piccolo sogno che si realizza, per cui se il buongiorno si vede dal mattino, la partecipazione c'è stata, questo dobbiamo dire. Ecco, dietro le tue spalle vediamo le divise, che tra l'altro sono bellissime. E vediamo un 112, ci vuoi spiegare? Significativo. Il 112, come tutti sappiamo, è il numero d'emergenza dei carabinieri. Ed è la maglia che mi sono riservato per me, perché sono l'organizzatore di tutto questo evento. Dobbiamo ringraziare anche il CESD, che è l'associazione Centro Studi Salvo d'Acquisto, che è un'organizzazione Onlus senza scopo di lucro, quindi come la Onlus lo dice, ringraziamo. Ecco, dietro vediamo tanti sponsor, ringraziamo, ci auguriamo che se ne aggiungano anche degli altri, perché... Devo essere sincero, tutti quanti hanno aderito più delle nostre aspettative, perché noi abbiamo chiesto un piccolo contributo e tantissimi hanno dato più di un piccolo contributo, perché non volevamo disturbare le persone, volevamo essere, come si dice, sobri nelle richieste e non invadenti. Invece abbiamo visto che la gente ama i carabinieri. Questo torneo che ora inizia, quando inizia? Inizia la prima partita il giorno 18 alle ore 19. Ecco, il 18, ricordiamola, è una data importante perché io faccio il compleanno. Oh, guarda, ah, Marco, 18 facciamo di giugno. Guarda, ci voleva a priori, no, eravamo tutti preoccupati. No, no, era una buona scusa per venire a trovarci, così ti restiamo un gioco. Nell'angolo di gioco lasciamo la parola a Stefano. Allora, dove si svolgeranno? A Medo Pontosalvo, al campetto di La Pace. Leggiare. Queste le partite d'andata. Il ritorno? Il ritorno definiamo più successivamente. Definire poi. Sempre qui a Medo Pontosalvo. Ecco, Sebastiano, l'idea ci sembra strepitosa. Le aspettative sono quelle di stupire intanto la gente, perché non si è mai verificato stupire e divertire, perché non si è mai verificato di presentare, o mi ricordo io che sappia io, non si è mai verificato che venisse presentato un torneo di pallone o di calcetto a questi livelli, quindi i carabinieri vogliono stupire la gente e quindi speriamo di riuscirci. Speriamo che saranno diretti da giocatori che comunque se ne intendono. Sicuramente perché tutti i carabinieri, chi a destra e chi a sinistra, corrono e giocano e amano il pallone, il calcio in generale. Poi volevo dare la parola un attimino a Salvatore, che è stata una spalla in tutto questo, perché ci siamo ritrovati dopo tanto tempo per motivi di studio. E da questi motivi di studio nasce una collaborazione affinché possa essere proficua per merito, non solo per i carabinieri, ma per tutti, perché noi ci crediamo al nostro paese, vogliamo che il nostro paese progredisca e vogliamo dire anche la nostra nel nostro paese, e nel futuro sicuramente diremo anche la nostra sotto altri aspetti. Salvatore, è una bellissima iniziativa questa. È un'iniziativa che è volta a creare un momento di aggregazione tra noi altri carabinieri e con la gente del posto, con la società, per cui è un modo nuovo di relazionarsi, di non mostrare solo la divisa, ma di mostrare anche il lato umano che c'è nel carabinieri, il lato semplice, di stare tra la gente, appunto, e di creare un movimento aggregativo che ci consente anche di creare qualcosa di propositivo e positivo per il nostro futuro.
questa è in sintesi la nostra iniziativa. Ecco, ritorniamo a Sebastiano Calabro. Sebastiano, l'importanza in questo torneo della famiglia. Eh sì, la famiglia è importante, perché se non ci fosse l'appoggio della famiglia non si possono fare tante cose, perché anche per fare un'iniziativa così semplice di quattro squadre, e non sono tanto le squadre ma è tutta l'organizzazione che c'è dietro, corri a prendere le divise, telefona a quello. Quindi un applauso anche alle mogli. Alle mogli che ci sopportano. E ai figli che sicuramente... Sopportano e supportano, perché ti ricordo che dietro un grande uomo c'è grande sempre uomo. Comunque una grande non siamo donna. Grandi uomini, siamo grandi solo d'età. Ecco. Speriamo di diventare grandi nel futuro come Dio vuole e come vogliono tutti gli amici. Questo volevo ringraziare pubblicamente tutti i colleghi che hanno partecipato, il comandante della compagnia di Vito Porto Salvo, capitano Onofrio Parebianco. Ecco, capitano, poi vedremo tutti i carabinieri che incontriamo tra l'altro sul territorio tutti i giorni, li vedremo in divisa sudare per cercare di dare un messaggio e comunque cercare di far divertire. E poi dobbiamo dire grazie a questi due marmocchietti. Ecco, le mascotte, definiamoli così. Le mascotte. Saranno le tre mascotte del torneo. Le quattro mascotte del torneo che ci daranno la mano. Va bene, e con questa immagine vi invitiamo tutti quanti a seguire il quadrangolare di calcetto tra carabinieri, quindi ci sarà da divertirsi. Ricordiamo il nome del torneo, 6BCC. Ecco, 6BCC. Il torneo si chiama 6BCC. E vi diamo appuntamento dunque al 18 con la prima partita e poi a seguire su Mail Online tutte le altre partite. Gli aggiornamenti. In bocca al lupo.